Ok, è arrivato il momento di uccidere chi c'è da uccidere. L'eroe di Damasco. Entra, trattieniti un poco e raccontami delle tue avventure. Mi spiace, ma non ne ho il tempo. Capisco. Ora sei troppo importante per me. Non è questo. No, no, certo che no. Che posso fare per te? Al-Mualim mi ha chiesto di togliere la vita a un certo Jubair. Il gran sapiente di Salah al-Din? Sì, ha coinvolto gli altri sapienti cittadini. Insieme intendono compiere un'ignominia. Come? Raccolgono tutto il sapere della città, tutti i suoi scritti. A quale scopo? Per distruggerli. E dove intendono farlo? Si aggirano per la città, ma prima si incontrano alla madrassa di Al-Kallassa. Se vado lì, dovrei trovare Jubair. Ottimo lavoro come sempre, Altair. Hai l'occasione di fermarlo prima che colpisca di nuovo. Datemi la piuma. Eccola qui. E andiamo in avventura. Certo, sei libero di iniziare non appena ti senti pronto. Porta gloria alla confraternita, Altair. No, non porto gloria, porto... Memma la giraffa. Avanzamento rapido. Scusate, no? Vabbè, ragazzi, saliamo. Tanto tutte le missioni secondarie ovviamente erano completate. Scusate, sono rimosso la facecam, ma fino a fine di Assassin's Creed 1 andiamo avanti così, è fotte sega veramente. Ok, so. Abbiamo parecchia vita, eh. Parecchia. Che stupido. Anche relativamente vicino, 39 metri, 38. 38, 38. Ed è anche in alto. Ok, allora, cominciamo da qui. Sperando che qualcuno non venga a cagarmi il cazzo. C'è qualcosa che brucia. Da rumore sembra proprio che qualcosa stia parecchio bruciando. Vabbè, non è affare nostro. Se non che adesso dobbiamo agire. È in basso. Ok. Ah, devo passare di lì. Va bene. Scusate. Ma quindi se quello là mi vede sono... No, non mi vede, ok. Tanta paura per nulla. Ogni singolo ok, è lui. Di questa città deve essere distrutto. Amico mio, non che bello poter camminare liberamente lassù. In quegli scritti bellissimo. C'è un grande sapere trasmesso dai nostri avi per buoni motivi. E quali sarebbero? Sono i segnali luminosi che devono guidarci per salvarci. Ma non c'è l'assassino in volo. Peccato. No, quei fogli sono coperti di menzogne. Avvelenano le menti. E finché esistono, non si può sperare di vedere il mondo per quello che realmente è. Mamma mia, che complottismo. Come potete accusare quei testi di essere delle armi? Sono strumenti di studio. Li consultate in cerca di risposte e salvezza. Contate più su di essi che su voi stessi. Questo vi rende deboli e patetici. Confidate nelle parole. Macchie d'inchiostro. Vi chiedete forse chi può metterle lì? O perché? No. Accettate semplicemente ciò che dicono senza questioni. E se quelle parole dicessero il falso? Come sovente accade. Ciò è pericoloso. Vi ingannate. Quei testi offrono il dono della conoscenza. Ne abbiamo bisogno. Amate così tanto i vostri scritti? Fareste qualunque cosa per essi? Sì. Sì, certamente. Allora, raggiungete! Ai! Aiuto! Chiunque parli come lui è da considerarsi un pericolo. Ma poi quanta gente c'è effettivamente intorno a lui? Sto ancora cercando di capire. Bene. I vostri ordini sono semplici. Aggiratevi per la città. Recuperate gli scritti rimasti e aggiungeteli alle cataste per le strade.
Quando avrete finito, manderemo un carro a prenderli, perché possano essere distrutti. Ok, rimane da solo, perfetto. Ghiottissimo. O va fuori. Oh, non è solo Jubair. È tipo tutte le truppe di Jubair. Che culo. Oggi è un giorno di gloria. Saremo finalmente lì. Depuratevi da questi spiriti maligni prima che vi contagino. Ma mi sa che invece non è lui da uccidere. È lui da uccidere. Anzi, anche loro. Le loro parole possono solo nuocere. Oggi è un giorno di gloria. Saremo finalmente liberi. Depuratevi da questi spiriti maligni prima che vi contagino. Fedele, preparati a morire. È morto. Buono. Buono, buono, ok. Infedele, preparati a morire. Ho trovato il metodo. Ti devi sbrigare, ti devi sbrigare. Cioè, nascondiglielo laggiù. E uno è Ito. Ok, uno è Ito. Beh, dai, mi pare anche abbastanza divertente questa parte qui. È fuggito. Andiamo. Buono. Ok, mi sa che questa ci si divertirà tantissimo. Lo prevedo. Però scusatemi, dato che c'è questo strumento, usiamolo. Nulla di più glorioso. 50 metri. Ma perché l'avete fatto? Guardino, in attesa. Egli ci testa di continuo. Siate forti. Forti come Zalaltin. E contrastate i nostri nemici con qualunque mezzo. Qualche spicciolo, chiedo solo qualche spicciolo. No, non capisco, non ho niente. Un altro è lui. Cover! Ok, prendetemi, ma io scappo. Forse scappo. Va bene, ciao. Buono, via, via, due fuori. Un pugnale solo, andato a segno. Buono. Bene, rimangono 4. E insomma, erano 6. Anzi, neanche erano, sono 6. Non mi importa, Dio ti ha già maledetto. Non puoi sfuggire. Se Dio mi ha maledetto, me ne farò una ragione, sai. Una grossissima ragione me ne farò se Dio mi ha maledetto. Non ci dormo veramente più la notte, sai. Ecco. Qual è quello più vicino? Beh, direi palesemente lui. Ok, questi sono quelli che picchiano. Cosa? Aspetta, però devo indagare su una cosa. Ok, forse ci posso arrivare anche da qua. Cittadini, consegnateci i vostri scritti. Gettatevi nel mucchio di fronte a me. Conservarli è peccato. Accettate la verità delle mie parole. Liberatevi dalle bugie. Grazie. Fiume del passato. Grazie.
Allora, dov'è Jubair o chi che sia? Vai, fuori. Scavalca il muretto e ce ne andiamo così. Ma io viro di qua. Se te sono un coglione. Va bene, va bene. No, vabbè, ma con i pugnali da lancio veramente tutto è più figo. È veramente più figo. Qua non mi chiappi. Potevi usare la scala, eh. Sinceramente potevi usare la scala, però vedo una città molto più impoverita, molto più triste, molto più diversa rispetto a quella che avevamo incontrato quando si uccisero tipo Tamir, Talal, chi erano quelli? Quelli lì, i primi. Talal mi sa fosse di Gerusalemme. Non puoi procedere oltre. Mi seguirò. Dio è dalla mia parte. Almeno non l'ho ammazzato. Non fatelo scappare. Va bene, sapete che c'è un po' di guerra, si può anche fare. Beh, insomma, non saprei. Fatevi avanti, forza. Boom, via. Punizione divina. Boom. Via. Crack. Beh, tu muori così. Tu non muori ancora, te ne vai così. Ancora 8 su 60, beh, sono ancora assai pochi. Boom, lo sapevo. Raga, ho perso praticamente niente di vita. Il che va bene così, eh. Va assolutamente bene così. Me ne vado, signore, me ne vado. Non si preoccupi. Non do qui, torna subito indietro. Ok, è laggiù. No. Non lui! Ecco che il gioco comincia a svarionare. Va bene, ok, va combattuto. Va bene, per questa volta. Per questa volta la vedo molto dura. Ma perché sta combattendo col coso? Ma devi combattere. Non col pugnale! Via. Mi lasciaste scappare. Madonna che mandria. Se tu combattessi con la spada, no, sai, ti è stata data una spada. Evidentemente una funzione ce l'avrebbe pure. E evidentemente il gioco non è d'accordo. Bello, perché in questo gioco le cose devono andare male anche quando stanno andando bene. Tu intanto te ne vai così. Non
Fatti lei! Dai, ci si fa. Seni gözüm kapalı bile yemiyor. Va bene. Boom. Ama hali hazırda kaybettim. Un altro? Grazie per avermi dato la visuale coperta di questo assassino, che pareva anche fosse molto bello. Boom. Buono. È tutto attacchi però. Cioè, però mi volete dire che chi dovevo uccidere l'ho ucciso? No, perché sei così fighissimo. Allora proprio vi piace prenderle, eh? Questo è l'ultimo forse. Vabbè, mi sono rotto il cazzo, eh. Tra me è che con lo spadino non riuscivo a contrattaccare. Se no li avrei già fatti fuori tutti da un po'. Ecco. No, non devi combattere con lo spadino. Vai. Chi deve essere morto è morto. Ne rimane uno solo. Anche se quelli di prima non sono così convinto di averlo ucciso, eh. Mo te la pigli, eh. Lasciare un monito. Se Riccardo dovesse prendere. Sapevo che avrebbe travolto qualcuno correndo così. Cosa avrà mai da combattere? Fatemi passare di qua, va. Brava gente di Damasco. State agendo per il meglio. No. No. Scappato, bastardo è scappato. Molla, non molla. Ok, è andato. Mi è costato più di qualcosa, ma ne valsa la pena. Boom! Andata. Forse non come doveva andare, ma è andata. Gli uomini devono agire secondo coscienza. Non sta a noi punire chi è mosso dalle proprie convinzioni, per quanto diverse dalle nostre. E quindi? Dovreste avere voi la risposta. Educarli, a distinguere bene e male. Deve essere il sapere a liberarli, non la forza. Essi non imparano, accecati dalla loro stessa visione. Sei ingenuo, se pensi altrimenti. È una debolezza, assassino, per la quale esiste una sola cura. Mi sbagliate. La figa. È la figa la cura, ragazzi. Sono forse diverso dai preziosi tomi che cerchi di salvare. Una fonte di sapere dalla quale dissenti. Però sei stato lesto a togliermi la vita. Certo. Un piccolo sacrificio per il bene di molti è necessario.
Non sono le antiche scritture a ispirare i crociati, a legittimare il senso di furia di Salah al-Din e dei suoi uomini. I loro testi mettono altri in pericolo, sono causa di morte. Anch'io stavo compiendo un piccolo sacrificio. Poco importa ormai. Esattamente quale? Il tuo compito è finito. È così anch'io. Beh, anche lui sembra non tanto così dispiaciuto della sua morte. Ma ha ucciso una persona! Eh no, che devo uccidere? Un elefante? Devo uccidere una persona per forza. Vabbè, non c'è problema, mo scappiamo, torniamo verso la dimora. E mettiamo a posto tutte le cose. Beh, intanto facciamo una cosa onesta. Andare qua dentro. Fra. Non vorrei dirlo, ma Damasco mi sembra sia liberata adesso. Eh sì. Damasco liberata, ragazzi. Finalmente, dopo parecchio tempo. Vieni Rafik. Vieni a me. Altair, dimmi che la tua impresa è riuscita. Yes. Sì. I roghi di Jubair sono spenti, come la sua vita. Ottima notizia. Non avevo dubbi sul tuo successo. Era necessario. I sapienti erano asserviti al suo volere. Non alimentavano i roghi solo con i libri, ma con chiunque si opponesse a loro. Tante ignoranze solo fonte di male. Hai fatto una buona cosa oggi. Come gli altri, era convinto di agire correttamente, di spianare la strada a un futuro migliore. Ovvio, e questa è la prospettiva della mente di un folle. Da ciò che ho visto nelle scorse settimane, è come se questa terra fosse impazzita. Ed è perciò che lottiamo per far cessare la guerra, perché torni la ragione. La gente cerca disperatamente una direzione, facile per uomini come Jubair approfittarne e indurla al male. Dovresti andare, Altair. Torna dal Mualim, digli cosa hai visto. Informalo del bene che hai compiuto quest'oggi. Salute e pace, Rafik. Altrettanto. Avanzamento rapido a un ricordo più recente. E ok. E adesso torniamo dal Mualim per sentire il suo discorsino. Yes. Quando hai terminato i pugnali, rifornisciti tornando a Masa. Bentornato, figliuolo. Che novità? Potete cancellare un altro nome dall'elenco. Allora, pare che il tuo lavoro sia quasi al termine. Quasi? Il tuo rango ripristinato. Per fortuna. Una domanda, maestro. Se posso. Chiedi e risponderò. Oh, perché quel... Gentile. Jubair e Sibrando. Ah, non capisci? Spianano la strada al cambiamento, garantendo che vecchi e nuovi pericoli non abbiano modo di interferire. Indebolirli è indebolire il nostro nemico. Immagino che abbia senso. Se proseguissero la loro opera, la nostra verrebbe presto distrutta. E come? Abbiamo causato loro molta pena. Abbiamo colpito duramente, sì. Ma quella che affronti è un'idra ed è svelta a rimpiazzare ciò che le viene troncato. Allora mozziamole l'ultima testa e facciamola finita. Presto. Siamo vicini. Resta solo un uomo tra noi e il nostro fine ultimo. Roberto di Samle. Farò il mio lavoro. Prima quest'ultimo uomo sarà perito, prima potrò affrontare il nostro vero nemico. Prima che tu vada, ho io una domanda per te. Certo. Qual è la verità? Abbiamo fede in noi stessi. Vediamo il mondo per ciò che davvero è, sperando che un giorno l'umanità possa vederlo come noi. E cos'è il mondo, allora? Un'illusione, alla quale sottomettersi, come fanno molti, o da trascendere. Che significa trascendere? Riconoscere che niente è reale e tutto è lecito. Che le leggi non vengono dalla divinità, ma dalla ragione. Esatto. Ora capisco che il nostro credo non ci comanda di essere liberi, ci comanda di essere saggi. Capisci adesso? Frase puramente atua. Atua, atea, ragazzi. Se risvelassimo l'illusione,
La sfrutterebbero per... Solo che devo parlare poco perché non ci sono i sottotitoli, quindi... Plasmare il mondo a loro piacimento. È per questo che ti mandai a rubare il loro tesoro. È per questo che lo tengo al sicuro. Ed è per questo che li ucciderai. Finché uno solo di essi sopravvive, altrettanto fai il loro desiderio di creare un ordine del nuovo mondo. Prendi l'equipaggiamento. Cerca l'ultimo uomo. Con la sua morte, Roberto di Sable sarà finalmente vulnerabile. Sarà fatto. Salute, pace... Di erba sarà fatto. Prendiamo questo equipaggiamento e andiamocene. Per l'ultimo assassino prima di quello di Roberto. Rango 8...